Le schede, grazie a noi per la concessione delle clip. O no, le schede? Allora, dai, inizio io perché sono il primo della fila. Non ho mai trombato una fan. No, quindi... quindi aspetta, non ho capito. Non ho capito il Devono gioco. bere, devono bere quelli che, devono bere quelli che l'hanno Quelli che fatto. l'hanno Quelli che l'hanno fatto. fatto. Dai, non mi Ma se lasciate tu hai da detto che sola, non l'hai... però. Dario, Ma scusa, se tu hai detto che non l'hai fatto, Dario. Dario, se tu dici che non l'hai fatto, Che vuol non dire che l'hai non l'hai fatto. fatto, non devi bere perché non l'hai fatto, non l'hai fatto, Non capito? conoscevo le regole. Non ho mai cacato nel puzzo. E cosa vuol dire, Mario? Non ho mai... Droghe, vomito, polizia, sesso, qualsiasi No, ma le cosa. ho fatte tutte, quello è il problema. Ah, non sono mai andato a Mignotte. Quindi se ci sei andato devi bere. Se ci sei andato devi bere, sì. Ma siamo sì, ma Aspetta. siamo fazzo un po' il sorzino. Devi capire Siamo ad il un certo disco. livello. No, prestazioni E ti sessuali. bevi. Non ho mai pagato per le Valgono prestazioni anche sessuali. l'escort. Valgono anche l'escort, Tutto. assolutamente. Mo' mi sta da di qua a mezzo solo io. L'ho bevuto io. Ah, ok. Non mi sono mai chiavato uno del mio stesso sesso. Dario, tutto a posto? No, sì, tutto bene. Non ho mai taccheggiato. Sì, Oh. ma non sto parlando di furti del tipo che... Dammi la cassa! Marzo. Tipo che dici a Marzo di Sottolungo. Le pantere valgono come... Ciao. Cosa, scusa? Vai. Non sono mai stato arrestato. Anche tipo, cioè, tipo vai in Arrestato questura. però... No, Magari ti dicono vai in questura, capito? E... Mi sa che... Goccettino. Di acqua Amore, pura. Ok, oh. buonasera, eroi cazzo, Cesario. Cesario, bella regà, come state? Scusate il Ciao. ritardo. Non ho mai fatto sogni ambigui con qualcuno presente qua al pub. Ambigui vuol dire che io ho sognato che il Ambigui, fattore che cosa prendeva vuol dire? fuoco. Dipende cosa Storti, ambigui. storto. Ambigui. Sì, Ambigui. ambigui in quel senso lì. Vario tipo, Vario tipo abbiamo sì, è capito. successo. Ah, vabbè, raga, dovete specificare se Questa mi è più o devo. meno Perché male, non mi nel sono mai senso. chiamato il fazzone, però ho sognato che prendeva fuoco. È ambiguo? Però magari gli menavi, bro, gli menavi. Non ho mai parlato bene di un prodotto che mi hanno inviato, anche se mi faceva cacare. Vuol dire che ho pubblicitato qualcosa che mi faceva cagare, ma per i Ti soldi ho fa detto che era cagare. bello. Vabbè, ma Esatto. questa è tutta la mia vita. Sono l'unico puro. Non ho mai pensato a un'orgia che coinvolga Curolili. Nanni! Cosa? Perché? No. Io non la conosco, però è tanto carina. Ma se ha bevuto Sneaky, eh? Ho visto. No, io non l'ho bevuto. Aspettato che No, mi ci sono sembrava distratti. Edo. Tutto a posto? Un Ah, attimo no, lì. gusto. Non ho mai aperto L'hai una fatto. stream di ragazze in piscina. Ma a parte no, stai dicendo una Sì, ma non cazzata, devi, Edo. Edo, non devi No, no, averlo mai però fatto io neanche le tu. vedo nei consigliati, vedo la thumb, Ma non no, le ma dai, aperte. ma tutte Non quelle che le ci ha aperte, fatto. non le ha Ma aperte. che cazzata. Ma tutte quelle che Ma ci non è fai. Non vero, le ha aperte, non, mi dai, rifiuto di aprirle, mi cazzata. rifiuto di aprirle, mi Dai, rifiuto. ma non è vero, Mi quelle rifiuto. che ci ha Guarda, sempre passato Marza si è Dada. impallato, non ci chiede manco No, lui, perché guarda. volevo Vuoi dire la dire, stessa cosa? a me no, l'ho aperta perché me le linkano, però non è che le cerco. Vabbè, Dada, l'hai aperto, aperto. Se non è Non aperto, l'hai ma... aperto, L'hai aperto. comunque Aperto, aperto. chiuso. Dada ce l'hai Aperto, Ma l'hai chiuso. verificato? Non ho mai pagato un OnlyFans. Minchia, fagiolo, no? Aspetta, poi ti arrivo così in ballo attivo, eh? Non ho mai speso dei soldi o acquistato un abbonamento premium su siti per adulti. Ah no, Dai, beh, già allora smino quella sì. qualsiasi altra Allora quella cosa. sì, e beh, dai, torna premium. Chi non È per una ce l'ha il premium, premium ma... di quel Grazie, sito? Ma Iosefuri. è di default. Iosefuri. Fiera! Guarda! Madonna, fiera! Mario! Ciao!
Buonasera. Buonasera. Madonna, raga, buonasera. Io buonasera. Mi stavo ascoltando mentre farmavo su Gashi, stavo morendo. Era uno scherzo, tanti scherzi simpatici. Sì, Dario. Scherza. Per il meme. Non ho mai mandato la foto dei miei piedi alla mia ragazza o a ex chi che sia. Dei miei piedi? Dei piedi. Non ho io mai ho mandato. Ho postato i miei piedi sulle storie Instagram. Bevete, bastardi, bevete. Eccolo Dark Angel. Eccolo. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. Ciao. Come stai? Buonasera. Non ci credo. Allora non buonasera. Mi hanno illuso. No, è vero. Era vero. Buonasera a tutti, meravigliosi. Buonasera, ciao, come state? Buonasera. Buonasera. Perfetto, no, no. Detto per... l'ammazza madri, si può dire no, nel senso sempre... No. No, ma non... ma non cosa? Che le ammazza, nel senso che le dà talmente tanto piacere che le ammazza di piacere, quello. Sempre. Vero, tappa, è vero, tappa. Confermo. Ma verissimo. chiamiamolo il soddisfa madri, non è meglio? Effettivamente. Dark Andros... Due punti, il rovina famiglie, questo lo possiamo dire con grande certezza. No, non per forza, di solito sono d'accordo, cioè non è che per forza c'è la tragedia dentro, dipende. La famiglia è d'accordo. Mio fratello, ok. Non ho mai giocato a giochi di merda come Dragon Quest. Allora, ma no, aspetta. Dai, ma scusami, beve. E poi? E poi? Non ho mai no ti sta a fare la contro, sta facendo la contro, ho sbagliato. Non ho mai errore. Sognato sentiamo. Con tutte sognato. Le mie forze di scoparmi una TikToker che peraltro assomiglia alla mia ragazza. Prego. Non ho la mia ragazza, io mi dispiace. Questo è molto specifico. Io non ho la mia ragazza. Sembrava uno show fight. La mia Agnese, la mia ragazza, la mia. Io ipotizzo, berrei, Edo, per correttezza morale, berrei, però questo è il mio pensiero. Vabbè. Ah beh, una ce n'è, effettivamente sì. Vai, tracanna, vai. Non ho mai cagato in discoteca. Vai, Aspetta, al bagno della discoteca. C'è del personale qui però, eh. Ma senso. In discoteca esattamente il luogo nel bagno? Vabbè. No, in discoteca. Ma proprio in generale? Pista. No, ho cagato in mezzo alla pista e Faz lo sa. Schifo, ma non è possibile. Davvero? Ma come? Sei serio? Scusa, ma come hai fatto? Ma stai scherzando? C'ho la foto. Ha dello stronzo. No, cagato. Ma c'è anche una foto. Non me la devi mandare, non me la devi assolutamente. Scusa. Ma ti sei cagato in mezzo alla pista? C'è una foto. No, ascolta, non so se sia più grave il fatto che tu abbia cagato in mezzo alla pista o che qualcuno si sia fermato a farti una foto, perché effettivamente pensa chi ha pestato la merda mentre ballava. Quella è stata la combo finale. Quella serata è finita malissimo perché si sono cominciati fuori a pestare la merda tra di loro. Ma ti sei cagato addosso. Però stavi per forza a mezzo. Com'è possibile? Non me l'hanno permesso andare in discoteca col Masseo. Ma minchia, ma se non se ne accorgerà se uno vicino mi sta cacando. La discoteca era chiusa il pomeriggio. Io sono riuscito a entrare nella discoteca, a cacare nella pista e la sera con il buio la gente è entrata. No. Ma specifica, da come l'avevi detto sembrava che tu eri in arco, mi sono messo a cacare in mezzo alla gente. No, mi sono messo a cacare in mezzo alla gente. Peggio che nessuno ha visto la cacata. No, c'è la foto perché mi sono fatto la foto. Effettivamente in entrambi i casi è molesto. Sì, più di una foto, sì. Con l'autoscatto o te l'hanno fatta proprio? Autoscatto, sì, autoscatto. Per lo stronzo in primo piano enorme e io dietro che tipo che ce l'ha detto dallo stronzo. Si può far vedere la merda su Twitch o si può far vedere la merda? No. Non ho mai bestemmiato in live. Netto. Ma non è vero. Allora, non ho mai bestemmiato in live. Mi stanno a collassare. Mettiamo i puntini sulle i.
No, Sara, come? Scusa. Allora, aspetta, vediamo cosa è successo. Io vengo dall'Emilia Romagna, dove c'è una bestemmia che è il dio un... Can. Non è il dio no, Can. No, no, vabbè, che Matteo. È un come si dice? Un intercalare. Un intercalare, intercalare. Quindi io in realtà l'ho fatto più volte senza sapere che era una bestemmia, ma è un intercalare romagnolo, ma era qual inconsapevole. È? Qual è lì? Qual è questo intercalare? Non lo dico. Dio Bo. È il Bo. Ma qual è? Sarebbe il Bo. Il gruppo, da... il gruppo. Il Bo, dai, il Bo. Dio Bo. No, non è un intercalare, però il pensavo volesse dire buono, invece vuole dire boia, non buono, cioè Dio Bo. Dio Bo. Esatto, da noi vabbè, è un intercalare. Ma poco bene. Ma scusami, perché è un'offesa Dio Bo? Sì, sarebbe boi. Sì. No, no, scusa, però non è la bestemmia. Dio Bo. Dio Bo, però che boia, Barzone, quello che tagliava le teste, l'esecutore. No, quello fa il lavoro suo, è un lavoro, è un lavoro onesto il boia, quindi Dio Bo non dovrebbe. Come dire Dio Postino, cioè effettivamente Dio è un boia, perché alla fine è colui che richiama a sé le anime, quindi è un boia. D'accordo. È vero. Dà la vita, toglie la vita. Non l'ho mai fatto con Agnese. Beh, teoricamente se mo beve un altro a parte lui è un problema. Io credo che stanotte alle 5 Vic. Credo che Dario in questo momento stia bevendo per un altro motivo. Credo che... Ma no, per dimenticare. Mi sono confuso. Vada cazzo a bubole. Ma la cazzo a bubole lì dove cazzo sta Mattia, tocca sgozzare, ma quello è un problema. No. In GTA roleplay, ovviamente. Un attimo di sgozzamento al volo, ma così per ridere tra amici, ovviamente. Sì, tra amici. Un attimo di Tomodachi Crew depennata, così al volo della presenza. Ha sbagliato. Verrò. Allora, non ho mai fatto pipì nel letto dagli 8 anni in su. Non avevo il letto, dormivo sulle palazze. Mattia, però, cioè, vatti controllare un attimo. Ero ubriaco. Si è pisciato sotto. A 8 anni. Sì, madonna. Anche dai... Ma sai le volte che mi sono cagato addosso da ubriaco? Questo è niente, ma figura. Ma perché? Ma perché? Ma scusami, Vic, ma perché infierisce? Cioè, perché dare anche un dettaglio ulteriore? Questo è il discorso. È onestà, perché siamo tutti esseri. Voglio dimostrare che siamo tutti umani, capito? Però è vero. Può capitare. Aver pisciato in testa ad un amico mentre dormiva in un letto, vale. Mamma mia. Scusa. Ma come fai? Ma come fai? Una cosa di non ci posso credere. Ma non ci credo. Hai pisciato in testa a qualcuno? Non ho mai sborrato / sono venuta in presenza di un amico. Ma serio? Ma sei serio? Sì. Dai, ma sì, cazzo, dai. Buono. Però fai anche tu per avere chi la tua scuola anche lui. Sarà aspettato come tutti, ma si muoveva. Sara, prossimo contratto Twitch è rotto. Sara, strappato. Che è successo? Oh mio Dio, che strano, ho una vita sessuale. Oh. No, ma Sara sorella. Inaudito. Non hai specificato, non hai detto se quella persona doveva essere consapevole della cosa, quindi... Cosa? È ancora peggio, Sara. È vero, ha ragione. Magari è interessante. Non ho mai dormito con un coltello sotto al cuscino perché c'era un napoletano in stanza. Perché? Bravissimo. Come? Ma la motivazione? Specifichiamo. Quel napoletano era Kange, ok? Angelo Micillo. Non sapete chi è, non potete giudicare. No, tanto amore per i miei fratelli mirata. Napoletani, però Kange. Con Kange ci sta. No. Qua vi faccio bere tutti. Non ho mai vomitato in vita mia.
In serio? Com'è possibile? Ma non quello non avevo vomitato da bambino. Da bambino non puoi non ruttare. Non ci credo. Ascolta, da bambino ti scottini di gusto. Non è possibile. Non è possibile che tu non abbia mai vomitato. Dai, su, forza. Se l'ho fatto, sarà stato talmente piccolo e non lo ricordo, però... Che io ricordi vabbè. Mai è successo. Infatti non c'è mai non quelle so scene in cui ma... stai proprio con il culo sul cesso e vomiti nel bidet nel frattempo. Ma la doppietta, la doppietta. Bravo. Dai, e ti fa male la pancia e fai il clamoroso. Non hai mai preso un virus intestinale, qualcosa così? Sì, esatto. Ma mi faceva cagare a spruzzo, non mi faceva vomitare. Ma... onesto. E anche oggi parliamo di un argomento croccante. Non ho mai preso nel sedere nulla che non fosse di medico. Alla vostra, ragazzi. Quindi la supposta è medico. È stato. Sì, ragazzi, supposta però... è medico. Questa è stronza. No, no, perché vale per tutti. È stronzissima. Chiedo scusa in anticipo, maestro. Io l'avevo avvertito. Che cosa ti hanno messo nel culo, fazzo? Medico, medico. Medico. Non era medico. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso basta spazio e tre sì. Punti esclamativi. È possibile, sì. Darkandos, che te... che sei sempre stato un mio mito di bellezza ed eleganza, non hai mai preso un ovulo anale nel culo? Un ovulo anale? Cos'è un ovulo? Scusa! L'ho detto di gomma! Ah, ok, scusa! Ok, no, no, assolutamente no, perché non è una cosa che anche solo il pensiero mi aggrada. Anche solo il pensiero. Questo è quello che seguite. Attenzione, fermi. Questa è la persona che seguite mentre tira i dadi, eh. Io non dico altro, fate voi. Ricordo, Darkandros, che te che mi stai prendendo in giro, sei un goblinoide o un elfoide nei giochi di ruolo. Ma chi la... È da denuncia. No, allora, cosa, eh? Allora, premesso che io nel gioco di ruolo, in quel gioco di ruolo lì, sono un mezzelfo che odia gli elfi, perché a me gli elfi mi stanno sul cazzo. Vabbè, ok. Vabbè, ecco, dai, quindi mezzelfo. Vabbè, quindi va detta questa cosa. Sì, c'è, sì, c'è, sì. Vedi io... che c'è se... no, notato, c'è sempre. Io ho notato una disistima da parte di Dario nei miei confronti quando ha saputo che non prendo cose nel culo. Questa... Ma infatti, no, scusami un secondo, questa cosa poi la perché siamo, voglio dire, se in questo caso siamo vittime di Dario in questo caso che ci sta. Allora, siamo vittime dei suoi gusti. Allora. Esatto. Allora, innanzitutto, okay. Allora. No, non sono deluso. Elfi nel culo. Per quanto riguarda qualcosa nel culo, dobbiamo prendere. Elfi nel culo. Nanoidi nel culo. Candros, oltre a tirare Dario, bisogna tirare gli ovuli anali. No, faranno wifi. Ma te lo dico per te. Ma scusami, ma se io li tiro. Provi, no, sai. aspetta. Ma io non è che non me li autotiro, li tiro agli altri. Non è che no, li tiro a me. No, me li devo tirare da solo. Scusa. Facciamo una cosa: ci incontriamo, Andros, e ci tiriamo l'un l'altro nel culo. Ma infatti, ma a sto punto, secondo me, si può fare. Addirittura live. Vediamo come ne usciamo. Ma io sono fornito per loro. Io sono fornito per loro. Non per me stesso, ma loro noi non conta più niente. L'ano è uno, l'ano non ha sesso. Ricorda questo, Dark Andros. Non ha senso, non ha sesso come le labbra e l'ano non hanno sesso. Ma è dicendo è un cazzo dici? Su cui dipende che labbra deficiente. Allora ti spiego Edo, te potresti sentiamo. Dire senza barba che la barba è un accessorio, no? Senza barba riusciresti a dire queste labbra sono femminili o maschili? No, perché le labbra non hanno sesso. Se ti guardi un ano depilato sì che ce la farei, perché si vede la barba. No. Aia, ma appena detto sei completamente rasata. No, ma questa è un accessorio. La barba è un accessorio. Se te vai invece a vedere un ano depilato, depilato, maschile o femminile, non sai distinguere il sesso. Perché? Perché l'ano non ha sesso. Quindi deve essere. Guarda che guarda come il pelo. Ma esiste. Villoso. Un uomo così non può esistere. Quindi tu vuoi consigliare? Cioè, potresti semplicemente coinvolgerci di più e farci capire che può essere piacevole. Così facendo, invece, sei un po' violento. Ci preoccupi, esatto. No, ti stai penetrando troppo. Dario, allora te non fare il furbo, perché so che hai preso ovuli anali e altri oggetti nel culo, lo sanno tutti. Però, vabbè, non è questo il problema. No, ma è giusto. È giusto che te cerca di
Ma vaffanculo, bastardo. Edgar dietro, vai. Quello tutto ficcato, tutto nel collo. No. Il tappeto rosso non è marrone, è merda. È semplicemente, no, è semplicemente una cosa personale. È molto semplice. Cioè, Vuoi personale. Vuoi fare il controllore, vuoi obliterare, eccetera. Te, però non puoi. Te, Darkando, piace di più. No, te devi imparare a essere schiavizzato. Sì, schiavizzato e non rompere i coglioni. Ma non mi piace! Non mi piace. Ma guarda sto stronzo. Ma che. Fatti ha ragione. No, Dario ha ragione, però. Fatti le gare e zitto. Ma zitto. Non mi piace. Ma non mi piace. Non mi piace, ha ragione. Io e Dark Andros siamo molto affini, devo dire. Sì, vedi. Ma ciao, parlavamo di dominare buchi di culo. Allora, sì. Dicevamo, ma parti subito così tu oppure non so, cioè, com'è il predini anale? Era triste, lo so. Ti sputano sul culo e ti scappano il corpo. No, quello, però sia... aspetta, no, perché lui lo sa, perché nel senso lo so, Dario lo sa. Io lo so abbastanza. Mi capite il panne che uncina in un certo senso, no? È top. È top. Beh, voi dovete voi ecco perché ti piace quel coso nel cesso che ti scaffa la roba in culo. Ma che schifo. No, ciao Michele, Maria. Ciao Michele. Buonasera. Buonasera. Io non capisco questa ritrosia di fatti di farsi mettere a pecora. Ma che problema c'è? Ma io non capisco veramente. Sì, madonna. Ma bella partita, ma non credo che ci sia una questione di problema o no, è solo di piacere o meno. Ma piacere. Cioè, ma allora, piacere piace per forza, Marta. Non può non piacere. No, non me la piate con me, mo. No, 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 no. Non devi parlare male, gli sta zitto. È venuto il momento di farti una domanda che tutti ti hanno sempre voluto fare, ma che nessuno ha mai avuto le palle di farti. Perché troppo spaventati dalla tua presenza scenica e culturale. Intimoriti. Totale. Intimoriti dalla mia presenza. Allora io però ti do una mano in questa domanda. Io ti dico già sì. Michele, ti piace farti schiavizzare nel sesso? Mettete quelli, iscriviti al canale, mettete like ai video, commentate.